assemblea pubblica contro la mega discarica e contro il furto eolico. Ma parliamo anche di assalto al territorio, perché ormai non c'è più un problema qui a Villaciro, un problema a Conoso, ma è veramente c'è un assalto al territorio di tutta la Sardegna. Si parla della discarica delle scorie nucleari, abbiamo il termodinamico a Conoso che occupa una quantità di terreno incredibile, oltre 300 ettari. E un po' tutti i paesi della Sardegna sono in qualche modo interessati a questo assalto al territorio, insomma, che renderà la Sardegna diversa da come l'abbiamo conosciuta noi e sicuramente più povera. Quindi questa assemblea adesso è una cosa che vuole iniziare e non iniziare, perché già si combatte e si lotta contro queste cose, ma vogliamo rafforzare ancora di più, creare un'unità tra tutti i comitati, tra tutte le popolazioni, le comunità, perché ci si muova insieme, non si facciano battaglie singole e quindi che hanno poca forza, ma ogni comitato deve sostenere le singole battaglie, in modo che siamo numerosi, in modo che siamo uniti e in modo che possiamo farci sentire dove si prendono le decisioni. L'assemblea, noi faremo alcune relazioni, due sulla mega discarica di Lacido e una sull'eolico, poi saranno relativamente brevi, poi inizieremo subito il dibattito. Vogliamo il dibattito, gli interventi cerchiamo di limitarli a 5, 6, 7 minuti in modo da poter dare la parola a tutti, ma vogliamo che alla fine dell'assemblea ci siano anche non ci si lasci così contenti.